Questo programma vi è offerto da Cicli Olimpia, bikes since 1893. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa. Oggi ci troviamo in Lombardia, siamo a Tremosine sul Garda in provincia di Brescia per la prima edizione della Tremalzo Bike, 51 km per 2000 metri di dislivello con la salita al mitico passo Tremalzo. Cartolina dalla sponda bresciana del lago di Garda. Il comune di Tremosine è uno dei più vasti della provincia di Brescia. Inserito nel Parco Alto Garda Bresciano, l'ambiente è molto vario, piccoli nuclei abitati sono incastonati tra vallette, su poggi, collinette, pianori, ricoperti di olivi, prati. Tremosine è costituito da 18 piccole frazioni, una campione è sul lago, le altre sono sparse sullo splendido altopiano. Ci troviamo in località Pieve di Tremosine, caratteristico borgo a picco sul lago a quota 400 metri. Il borgo è un vero gioiello con stretti vicoli e una spettacolare terrazza vista lago. Tremosine è frequentata da tantissimi turisti, soprattutto tedeschi, che amano passare qui le proprie vacanze praticando la mountain bike sui numerosi sentieri di questo splendido territorio tra il lago e la montagna. Con le nostre immagini ci portiamo a domenica mattina, una mattinata fresca con tempo variabile. Sembra non pioverà, ma con il nostro microfono facciamo ora un'incursione nel paddock dei top team presenti a Tremosine oggi. Leonardo Paez, dopo la bella vittoria alla Divinus Bike, oggi si scala il Tremalzo. Come vedi questa gara oggi? Questa gara è una gara molto bella, ieri ho provato. È tutta salita, una gara adatta a me. È un po', mi serve anche per la preparazione per il mondiale. E poi anche mi piace la salita, vediamo, speriamo bene. Bisogna stare attento anche sulla discesa perché è molto veloce e ci sono tanti sazi. Prepara la sua bici anche Alexei Medvedev, russo, che oggi è in gara con il suo compagno di squadra, il danese Alexander Lauksen. E oggi bella giornata, speriamo non piove. E poi c'è Leo Paez che adesso sta prendendo molto molto bene. E dai, vediamo, bella sfida. E oggi c'è tutto, salita e discesa, e vediamo dai. Il lago fa bella mostra di sé, appena fuori il borgo di Pieve di Tremosine. L'organizzazione della Pro Sport Tremosine, coordinata da Maurizio Leonesio, ha predisposto le griglie di partenza. Buona la partecipazione per questa prima edizione. Tra le atlete ci sono anche Elena Giacomuzzi, Lorenza Menapace, la campionessa italiana Endurance Ilaria Balzarotti, ma ancora la linea alla griglia di partenza. Lorena Zocca, dopo la bella performance di Monteforte d'Alpone, oggi Tremalzo. Oggi la gara era troppo bella per mancare, questo percorso è unico e ci tenevo tanto ad esserci, speriamo di fare bene. Un percorso unico con la mitica e spettacolare salita al passo Tremalzo a quota 1850 metri. Pronto Ivan De Gasperi con la maglia di campione del mondo master del team tedesco, tanti big al via con
come Giacomo Antonello e Johannes Zweigl della Villierforce squadra corse, ma sentiamo le impressioni dell'altoatesino. Non so, è la prima volta che la faccio, mi hanno detto che la salita è molto lunga e dura, la prenderò con regolarità e spero di finire bene. Ed ecco i due atleti più attesi, sono il colombiano Leonardo Paez ed il russo Alexei Medvedev. Manca poco allo start, sono le 9.30 in punto e parte la prima edizione della Tremalzo Bike, 51 km e 2000 metri di dislivello. I primi 3 km del tracciato sono su fondo asfaltato, in leggera ascesa. Gruppo compatto con tutti i migliori si lascia l'abitato di Pieve di Tremosine, fregiato dal riconoscimento dei borghi più belli d'Italia. Si transita per le località Arias, Pregasio e ci si dirige verso la salita al Passo Tremalzo, dove sicuramente ci sarà la prima selezione. Intanto gli atleti continuano ad effluire dalla zona di partenza. Bellissima questa inquadratura con il lungo serpentone dei bikers. Gruppo di testa con tutti i migliori, a tirare sono Leonardo Paez, Alexei Medvedev e Ivan De Gasperi, con dietro tutti gli altri. Il lago di Garda sulla sinistra, inquadratura dalla Moto2. Dietro l'andatura è leggermente più turistica, il percorso è molto lungo e faticoso, quindi è giusto dosare fin dai primi chilometri le forze. Gruppo di testa con Alexei Medvedev e Leonardo Paez che imprimono il ritmo al gruppo di testa. Tratto su ciottolato, stiamo attraversando l'abitato di Pregasio. Ancora qualche chilometro e inizierà lo sterrato, inquadratura dedicata al folto gruppo di amatori. Torniamo in testa, siamo ancora su fondo asfaltato, si è formato un gruppetto di una ventina di atleti, sono in fila indiana, segno che l'andatura è elevata in questo punto. In testa è Leonardo Paez, con alle spalle Ivan De Gasperi e Fabio Montanari. Ecco Leonardo in primo piano, si alza sui pedali, spinge. Ha alle spalle Ivan De Gasperi, campione del mondo master. Forcing del colombiano Paez sta dando infatti i suoi frutti, sono rimasti in 5, Giacomo Antonello in quinta posizione preceduto da Omar Lombardi, Ivan De Gasperi, Fabio Montanari e naturalmente il battistrada Leonardo Paez in prima posizione che continua a tutta. Con le nostre immagini andiamo alla ricerca della gara femminile. Nelle prime posizioni troviamo Anna Ferrari, eccola la vicentina della Coratec Kate. C'è anche Lorena Zocca, la campionessa italiana master. Questa è la trentina Lorenza Menapace del Team Focus. E un'altra trentina nelle prime posizioni è Elena Giacomuzzi, atleta che corre per un team portoghese. Quest'oggi alla sua prima gara in Italia e questa è l'ex stradista Maria Cristina Nisi, l'atleta toscana trapiantata in Liguria che un po' a sorpresa si trova in prima posizione. Ma torniamo in testa, Leonardo Paez è sempre al comando della Tremalzo Bike, alle sue spalle l'atleta trentino Ivan De Gasperi, poi Fabio Montanari, Omar Lombardi, Giacomo Antonello, mentre sta perdendo terreno il suo compagno di squadra, l'altoatesino, eccolo inquadrato, Johannes Zweigl, che sta tentando di rimanere attaccato ai primi. Più staccati viaggiano il russo Alexei Medvedev, Marco Gilberti del team Rosola Bike, poi Andrea Biasioli, team tedesco, Manfredi Zaglio, anche lui del team Rosola Bike, inquadratura da dietro, ci avviciniamo all'imbocco dello sterrato. Ancora in testa è riuscito nell'intento
di raggiungere il gruppo di testa Johannes Zweigl, che ora è al comando di questo gruppetto di 6 atleti. Altro gruppo di atleti che inseguono a vista la testa della corsa sono in 7, con a tirare il russo della Polymedical SD Alexei Medvedev. Il gruppo è chiuso da Marco Gilberti del Racing Rosola Bike. Viaggia da solo in 14esima posizione Enzo Gnani dell'omonimo team. 15esimo è Pierluigi Bettelli in compagnia di Alexander Lokshen, danese del reparto sport Polymedical. Attenzione, Leonardo Paez si è avvantaggiato sul gruppo. Siamo ai primissimi chilometri di salita. Il colombiano è da solo al comando a questa prima edizione della Tremalzo Bike. Questo tratto si passa dallo sterrato al cemento. Più avanti inizierà il tratto più problematico con sassi e pietre. L'azione di forza di Alexei Medvedev ha portato al ricongiungimento tra il gruppo inseguitore e la testa della corsa. Adesso al quinto posto c'è Giacomo Antonello, mentre ad inseguire Paez è rimasto un terzetto con Omar Lombardi, Ivan De Gasperi e Alexei Medvedev. Eccoli proseguire in fila indiana. Ora davanti c'è Omar Lombardi. Aspetta il cambio, ha un'espressione abbastanza perplessa. Sicuramente sanno che Paez è uno specialista delle lunghe salite. Sarà molto difficile andarlo a riprendere. Ecco il colombiano che procede verso il GPM della gara. Leonardo Paez, già vincitore della Coppa del Mondo Marathon, campione nazionale colombiano, oggi è in fuga solitaria. Ma torniamo indietro, andiamo alla ricerca della gara femminile. Transita in questo punto anche Leonardo Arici, con la maglia di campione italiano è in testa alla sua categoria. Gara femminile, nelle prime posizioni troviamo Lorenza Menapace del Focus Bike. Transita anche Lorena Zocca, la veronese del team Barbieri, con la maglia di campionessa italiana marathon categorie amatoriali. Eccola che pedala in mezzo al gruppo. Siamo al terzo chilometro dei 14 totali di salita al passo Tremalzo. In seconda posizione troviamo la trentina Lorenza Menapace, seguita, tallonata da Elena Giacomuzzi. E al comando della Tremalzo Bike è Maria Cristina Nisi della SD Team NB Bike. Eccola col pettorale numero 21. Ma torniamo in testa a Leonardo Paez, Hydrodrain Bianchi, pettorale numero 5, continua la sua performance verso il GPM di giornata. Il colombiano non sembra affaticato, pedala senza nessun problema, sale con il proprio ritmo. Ad inseguirlo, attenzione, ora è Omar Lombardi, l'atleta della Cycling Performance. È staccato di circa un minuto da Leonardo Paez e guadagna qualche decina di metri sugli inseguitori, che sono Ivan De Gasperi del team tedesco e il russo Alexei Medvedev della SD Polymedical squadra corse. La salita è ancora lunga, potrebbe succedere di tutto. Quinto posto per Giacomo Antonello, il veneto della Villier squadra corse. Più staccati il compagno di squadra Johannes Zweigl e Nicola Risatti della SD Chiero Group Team. Siamo al settimo posto, ottava posizione per Marco Gilberti. Eccolo, l'atleta del Racing Rosola Bike. E questi sono Andrea Biasioli e Manfredi Zaglio, che viaggiano rispettivamente in nona e decima posizione. Undicesimo posto per Pierluigi Bettelli. Con la telecamera sulla moto iniziamo a risalire le posizioni e troviamo sempre al sesto posto Johannes Zweigl, che ha allungato su Nicola Risatti. La moto insegue Giacomo Antonello in quinta posizione, l'atleta veneto, padovano per la precisione, di Piombino Dese, già vice campione italiano marathon under 23 a Schio nel 2012. Oggi sta avendo la meglio sul suo compagno di squadra, l'altoatesino
Johannes Zweigel. Quarto è Ivan De Gasperi con la maglia di campione del mondo marathon nella categoria Master. Eccolo il trentino del team tedesco all'inseguimento del terzo posto occupato dal russo Alexei Medvedev, atleta della Polymedical ASD. Siamo circa al 12° chilometro di salita. Mentre si è avvantaggiato di qualche decina di metri Omar Lombardi, biker della Cycling Performance, è ora in seconda posizione. Omar Lombardi, classe 1989, deve guardarsi le spalle dai due atleti che lo inseguono. Li vediamo distanziati di qualche decina di metri. Andiamo sulla testa della corsa, andiamo al primo ristoro, 14° chilometro. Leonardo Paez prende la borraccia, la giornata non è caldissima, ma è necessario idratarsi nella giusta maniera. Il cielo si sta annuvolando, al passo Tremalzo a quota 1850 metri ci dicono che il tempo non è dei migliori, minaccia pioggia, vedremo. Intanto Leonardo Paez continua senza nessun problema la sua scalata al passo Tremalzo. Tremosine sul Garda, prima edizione della Tremalzo Bike. Leonardo Paez è in testa alla gara. Il colombiano della Hydrodrain Bianchi sta procedendo verso il passo Tremalzo. E attenzione, il russo Alexei Medvedev raggiunge e supera in questo punto Omar Lombardi. Per i due inseguitori il distacco da Paez è salito a 2 minuti. A qualche decina di metri, quarta posizione per Ivan De Gasperi, team tedesco. Eccolo l'atleta trentino che fatica a tenere il ritmo dei due atleti che lo precedono. Al quinto posto è Giacomo Antonello della Villiers Squadra Corse. L'atleta padovano deve recuperare 28 secondi da Ivan De Gasperi. Ma torniamo indietro di qualche chilometro. Tra i tanti amatori intercettiamo la gara femminile, dove troviamo al comando l'ex stradista Maria Cristina Nisi del team NB Bike, la toscana trapiantata in Liguria ad Albenga. Eccola che si allontana. Seconda posizione per Lorenza Menapace, tallonata da Elena Giacomuzzi. Il loro distacco da Maria Cristina Nisi è di 30 secondi. Ed entra nell'inquadratura la maglia tricolore di Lorena Zocca dell'SC Barbieri. L'atleta veneta è ora al quarto posto. Quinta è Chiara Mandelli della SD Bicycle Team, che insegue con un ritardo di 1 minuto e mezzo dal terzetto che la precede. Ricordiamo il suo terzo posto domenica scorsa alla Divinus Bike a Monteforte d'Alpone. E in sesta posizione troviamo l'atleta veneta Anna Ferrari del team Coratec Kate. E torniamo sulle posizioni di testa per la gara maschile con la telecamera. Sulla moto seguiamo Ivan De Gasperi, ora in quarta posizione. L'atleta trentino sta controllando a vista Omar Lombardi, Cycling Performance. E comunque è lì, davanti a lui, di poche centinaia di metri. Omar Lombardi se la deve vedere oggi con i grandi della mountain bike. Una buona prestazione comunque per lui oggi. Mancano ancora 10 km di salita per scollinare. In seconda posizione troviamo il russo Alexei Medvedev della Polymedical SD all'inseguimento di un Paez velocissimo. Il russo ce la sta mettendo tutta per cercare di raggiungere il colombiano. Eccolo Leonardo Paez. Siamo a quota 1300 metri di altezza, la salita è ancora lunga.
Leonardo Paez è uno scalatore, predilige le salite molto impegnative come lo è questa al Passo Tremalzo, e ci avviciniamo ad uno dei punti più spettacolari con la cascata del Pisù. Eccola, è già passato Leonardo Paez e transita al secondo posto il russo Alexei Medvedev. Terzo posto per Omar Lombardi, mancano ancora 7 chilometri alla cima del Passo Tremalzo. Quarto è Ivan De Gasperi, team tedesco. Quinto posto per Giacomo Antonello, Villier squadra corse. Ma torniamo in testa alla prima edizione della Tremalzo Bike. Continua con il suo ritmo Leonardo Paez, che si appresta a raggiungere il rifugio Garda. Da lì ancora 2 chilometri di salita per raggiungere il Gran Premio della Montagna di Passo Tremalzo a quota 1850 metri. Ultimi sforzi per l'atleta colombiano, che non sembra particolarmente stanco. Leonardo Paez si avvicina al punto più alto della gara, il paesaggio cambia, cambiano anche le condizioni meteo. Ci immergiamo nella nebbia delle nuvole basse, purtroppo il tempo meteorologico oggi non è dei migliori e non possiamo godere appieno dei paesaggi che si possono ammirare da queste altezze. E con le nostre immagini siamo al GPM di Passo Tremalzo, quota 1850 metri, spunta dalla nebbia Leonardo Paez. Il colombiano ha percorso i 26 chilometri di gara fino a questo punto in 1 ora 23 minuti, con una media di quasi 19 chilometri orari. Immagini comunque ricche di fascino. Seconda posizione per il russo Alexei Medvedev, che insegue Leonardo Paez con un distacco di 3 minuti e 40. Entra anche lui nella galleria e si appresta ad affrontare i 9 chilometri di discesa verso Passo Nota. Terza posizione per Omar Lombardi. Il suo distacco da Leonardo Paez è di 4 minuti e 7 secondi. Quarta posizione per Ivan De Gasperi, staccato da Omar Lombardi di 1 minuto e 10 secondi. Gli atleti approfittano del falso piano nella galleria per coprirsi. La temperatura a queste altitudini è veramente fredda. Per fortuna non piove, ma è meglio essere riparati durante la lunga discesa di 9 km verso Passo Nota. Quinta posizione per Giacomo Antonello, che si appresta anche lui a iniziare la discesa. Scollina intanto in sesta posizione Nicola Risatti. Aumentano le nuvole, la galleria diventa sempre più buia, tanto che la protezione civile decide di installare alcune luci per illuminare il percorso. Settimo è Pierluigi Bettelli, lo vediamo in questo istante, l'atleta della SD B&S Carrera. Lo vediamo procedere nel buio della galleria con alle spalle in ottava posizione Johannes Zweigl, l'atleta altoatesino della Villier squadra corse. Anche lui si tira sulla zip della maglietta, pronto per affrontare la lunga discesa. Le posizioni sono ormai cristallizzate, si transita lentamente in questo punto, si pensa a mangiare qualche cosa, a coprirsi prima della discesa. Abbiamo visto transitare al nono posto Marco Gilberti, e questo è il compagno di squadra Manfredi Zaglio del team Rosola Bike, che chiude la top 10 di questa prima edizione della Tremalzo Bike. Continuano i passaggi. Questo è Alexander Lauksen, danese, ora in 11ª posizione, prende l'impermeabile e si appresta anche lui ad affrontare la lunga discesa dal Tremalzo. Gran parte degli atleti si preparano in questo punto adeguatamente, coprendosi per tuffarsi verso Passo Nota. Sono 9 chilometri di discesa caratterizzati
da un incredibile susseguirsi di tornanti. Una discesa su fondo ghiaioso, sconnesso, che può sicuramente mettere a dura prova le doti di guida dei bikers. Ci si tuffa letteralmente nella nebbia, si scende con una visibilità molto ma molto ridotta a causa delle nuvole basse, anche se, come vediamo da queste immagini a Rifugio Garda, per alcuni secondi le nuvole si aprono lasciando intravedere la salita dei bikers alle prese con le ultime centinaia di metri di salita verso Passo Tremalzo. È veramente comunque uno spettacolo l'ascesa degli atleti, la visibilità cambia in continuazione, il sole fa capolino per qualche istante, poi prendono il sopravvento le nuvole e la nebbia. Per fortuna ancora non piove, ma vedete comunque il morale degli atleti è alto e ci si diverte a questa Tremalzo Bike, prima edizione da Tremosine sul Garda in provincia di Brescia. E vedete come la nebbia sta tornando a farla da padrone sulle ultime rampe di salita al Tremalzo. Intercettiamo la gara femminile, è sempre al comando Maria Cristina Nisi, eccola col pettorale numero 21, l'atleta della SD Team NB Bike. Si appresta ad affrontare la discesa dal Tremalzo, per lei forse qualche difficoltà in più venendo dal mondo della strada. Secondo posto per Lorena Zocca, la veneta dell'SC Barbieri, staccata di 4 minuti dalla Nisi. Terza posizione per la sempreverde Elena Giacomuzzi, che viaggia con un ritardo di 5 minuti dalla Battistrada. Comincia a piovere sul Tremalzo, complicando ulteriormente la discesa degli atleti. Ancora passaggi per la categoria femminile sono transitate, non inquadrate Lorenza Menapace e Chiara Mandelli, mentre questa è Roberta Seneci, che attualmente occupa la sesta posizione. Entriamo di nuovo nella galleria, bellissime e affascinanti queste immagini con le luci delle lampade. Predisposte dalla protezione civile, si inizia a scendere 9 km di discesa verso Passo Nota, quota 1200 metri. Una discesa con tantissimi tornanti, resi ancora più pericolosi dal fondo bagnato. Ha iniziato da pochi minuti a piovere a Passo Tremalzo e tutto risulta più difficile. Intanto transita Ilaria Balzarotti, la campionessa italiana Endurance 2012. Anche lei molto prudente in discesa. Vedete come nelle retrovie si procede con attenzione. Fa freddo, c'è nebbia, piove e tutto risulta più difficile. Questa atleta transita con gli occhiali sulla punta del naso per poter riuscire a vedere qualche cosa. Continuano i passaggi dei tantissimi amatori in gara a questa prima edizione della Tremalzo Bike. Abbiamo superato metà gara, ma montiamo in moto e seguiamo alcune sequenze spettacolari della discesa attraverso tornanti e gallerie, con un fondo sassoso reso ancora più insidioso dalla pioggia. E con le nostre immagini ci portiamo al 44esimo chilometro. Siamo in località Pertica, il primo a transitare è sempre Leonardo Paez della Hydrodrain Bianchi. Ultimi chilometri per questa Tremalzo Bike. Devono passare 3 minuti e 30 secondi per vedere la seconda posizione occupata da Alexei Medvedev della SD Polymedical. In terza posizione Omar Lombardi, staccato di 1 minuto e 10 secondi dal russo. Ivan De Gasperi è in quarta posizione, eccolo, per lui il distacco è di 35 secondi da Omar Lombardi, che virtualmente
è sul terzo gradino del podio. Ma con le nostre immagini spostiamoci a Pieve di Tremosine per attendere il vincitore di questa prima edizione della Tremalzo Bike, ed è lui, il colombiano Leonardo Paez della Hydrodrain Bianchi, che dopo aver dominato la gara sempre al comando va a chiudere la prima edizione della Tremalzo Bike con il tempo di 2 ore 19 minuti 42 secondi. Seconda posizione arriva il russo Alexei Medvedev del reparto corse Polymedical, staccato dall'atleta della Hydrodrain Bianchi di 3 minuti e 31 secondi. Attendiamo la terza posizione, dovrebbe essere Omar Lombardi, e a sorpresa invece chiude in terza posizione Ivan De Gasperi del team Toresco dopo 5 minuti e 59 secondi da Paez. L'atleta trentino è visibilmente soddisfatto per avere agguantato il podio, infatti negli ultimi chilometri ha raggiunto e superato Omar Lombardi, eccolo, vittima di una foratura, che arriva in quarta posizione. Quinto e sesto arrivano nell'ordine Giacomo Antonello della Villier Force Squadra Corse, Nicola Risatti della SD Chiero Group. Tremalzo Bike, attendiamo l'arrivo della gara femminile ed è la trentina Elena Giacomuzzi che va a vincere con il tempo di 3 ore 7 minuti e 38 secondi. Nella discesa da Passo Tremalzo ha raggiunto e superato Maria Cristina Nisi e Lorena Zocca. Eccola l'atleta veronese che arriva con la ruota forata, ha percorso gli ultimi chilometri sul cerchio e chiude in seconda posizione, staccata di 49 secondi da Elena Giacomuzzi. La vedete sconsolata davanti alla nostra telecamera, non se la prende più di tanto, ed è invece entusiasta e soddisfatta della terza posizione Maria Cristina Nisi del team NB Bike, che chiude con il tempo di 3 ore 9 minuti e 3 secondi. In quarta posizione conclude Lorenza Menapace della Focus Bike. Ma andiamo alle premiazioni finali sulla bellissima scenografica terrazza sul lago. Seguiamo le premiazioni femminili con al terzo posto Maria Cristina Nisi della SD Team NB Bike, al secondo Lorena Zocca dell'SC Barbieri e la vincitrice di oggi Elena Giacomuzzi, eccola, del club BTT Terra de Lule. Un applauso alle ragazze! E siamo in attesa del podio maschile con al terzo posto Ivan De Gasperi del team Toresco, al secondo il russo Alexei Medvedev del reparto sport Polymedical. E il vincitore di oggi, Leonardo Paez della Hydrodrain Bianchi. Ma ora la parola va ai protagonisti di questa prima edizione della Tremalzo Bike. Purtroppo la discesa, diciamo che non è il mio punto forte, quindi tiro un po' i freni. Credo sia questione di esperienza, di gare e tutto. E per me un terzo posto qua vale come un primo. Non posso essere soddisfatta, Marto, perché avevo praticamente messo in cassaforte la vittoria e ero con un buon vantaggio ai 4 km dall'arrivo quando, ahimè, ho forato, ho preso una roccia tagliente. Sapevo di avere un buon vantaggio, per cui ho provato a proseguire sul cerchio, ma ero proprio sul cerchio e quindi mi ha rallentato parecchio. Nonostante tutto, un chilometro dall'arrivo ero ancora in testa, ma lì mi ha preso la seconda e non potevo combattere, ovviamente devo fare dei tratti a piedi, e ho difeso la seconda posizione a malincuore. Ho scollinato al Tremalzo terza e ero felicissima di un terzo posto. Poi in discesa sono stata un po' attenta perché c'erano problemi magari tecnici, così si poteva forare facilmente, allora ho tirato un po' i freni, ma sono riuscita nell'ultimo tratto a rimontare al primo posto. Veramente inaspettata, ma molto felice. E Paez comunque era irraggiungibile. Potevo sperare del terzo posto, infatti un po' per la foratura, un po' perché ho fatto la discesa veramente bene nella parte finale, sono riuscito a prendermi il terzo posto, un gradino che dico che è andata più che bene, perché dietro a due grandi campioni così non potevo sperare ad altro. Sì, io sono contento, ho fatto secondo perché un po' non stavo bene, poi appena tornato dopo Russia, magari per viaggio, sì, va bene, dai. Poi forato anche, mancavo 14 e poi secondo posto va bene per me. Sì, oggi una gara adatta alle mie caratteristiche,
è una salita lunga, 23 km, e lì ho fatto la differenza. Sono stato davanti sempre dalla partenza, ho fatto un ritmo forte all'inizio, poi ho tenuto un po' regolare anche, e sapevo che poi la discesa era pericolosa, bisognerà stare attento, allora ho cercato di fare differenza in salita, poi in discesa stare tranquillo, perché devo anche pensare che dopo ci sono obiettivi molto importanti per me e anche per la squadra. E da Tremosi nel Lago di Garda è tutto, la Tremalzo Bike vi dà appuntamento all'anno prossimo. Oggi andiamo a conoscere uno dei protagonisti della mountain bike italiana per la specialità marathon, Daniele Mensi, da quest'anno in forza allo Scapin Sudal Pro Racing Team. Bresciano, classe 1988, nel giro della nazionale ha già al suo attivo un palmarès di tutto rispetto. Un saluto a tutti gli amici di MTB Gran Fondo. Dal punto di vista atletico mi definisco un cavallo pazzo, no, a parte gli scherzi, mi definisco uno scalatore puro. Sono prediligo le salite lunghe e diciamo che dalla mia corporatura esile prediligo le salite lunghe, quindi essendo uno scalatore io vado forte su quasi tutte le salite, su quasi tutti i tipi di terreno, l'importante è che ci sia salita, soprattutto a livello marathon, dove comunque le salite sono lunghe, mi trovo a mio agio. Nella mountain bike essere esili, comunque avere la corporatura esili, soprattutto nelle marathon, non è tutto, perché bisogna avere una buona resistenza, dove negli ultimi anni sto lavorando tanto su questo punto, che più che un mio punto di forza è un mio punto debole, perché diciamo che a livello fisico comunque facevo fatica, e quindi sto lavorando sul migliorare questo la mia resistenza. Mountain bike, soprattutto a livello marathon ma anche a livello cross country, è uno sport dove non hai il gioco di squadra, o quindi ognuno per sé, come si può dire, c'è il detto si salvi chi può, perché chiaramente quando sei lì nei nastri di partenza all'inizio della corsa ognuno è in balia di se stesso, e quindi devi trovare le motivazioni dentro di te per riuscire a affrontare comunque una gara di mountain bike, e comunque soprattutto una marathon, dove comunque il tempo le tempistiche iniziano a essere alte, quindi si parla già di 3-4 ore di corsa, e quindi chiaramente lì devi trovare la motivazione dentro di te per andare e riuscire comunque a portare a termine una marathon di quei certi livelli. Punto debole è proprio quello sulla resistenza, avendo cambiato negli ultimi anni, essere passato da gran fondista a marathon, chiaramente le distanze si sono allungate e io ero carente in quello, e sto lavorando tanto per migliorare questo mio punto debole. Poi altri non te li svelo, ma perché sennò li sentono i miei avversari, e quindi potrebbero andare a discapito mio. Uscito negli ultimi 2 anni come corridore, come mi sono, diciamo, sono riuscito a entrare in quello che è il mondo della nazionale, delle gare nazionali, nel parterre della nazionale, riuscendo a togliermi anche qualche bella soddisfazione. Non voglio fermarmi sul passato, cioè sulle vittorie passate, ma voglio andare avanti e ho nuovi obiettivi. Diciamo che
dall'anno scorso ho chiuso un capitolo che mi ero prefissato di arrivare lì e adesso ne ho aperto un altro, con comunque anche col team, con il supporto del nuovo team, la Scapin Sudal, di pensare e di puntare su altri obiettivi ancora più grandi e più ambiziosi. L'anno scorso ho vinto 10 gare, tra cui il quarto posto agli Italiani Marathon, dove chiaramente puntavo a far meglio, ma nella mountain bike non si può sempre vincere. Una delle vittorie secondo me più importanti della mia carriera l'anno scorso è stata la vittoria alla Transalp con il mio ex compagno di squadra Franz Hofer, che lo saluto e lo ringrazio perché comunque è anche merito suo se siamo arrivati a questo successo. E su una delle corse tappe che a livello internazionale è una delle più importanti, e quindi da lì quella vittoria mi ha dato più motivazione per il futuro e dove posso arrivare sui nuovi obiettivi di cui comunque vi stavo parlando. Altre gare che ho vinto a livello nazionale, la Concadoro Bike è una delle corse dove sono cresciuto, perché essendo bresciano è stata una delle corse dove mi sono trovato sempre a mio agio ed è stata sempre per me un punto di riferimento anche quando ero piccolo, che vedevo i grandi big che vincevano questa corsa, e quindi di conseguenza anch'io dicevo spero di un giorno di riuscire ad arrivare lì, e ci sono arrivato. La mountain bike l'ho conosciuta grazie a mio papà e agli amici di famiglia che erano appassionati, non correvano, non facevano gare a livello agonistico, ma erano proprio appassionati di mountain bike, e da quando ero piccolo mi hanno sempre portato con loro. E da lì è un po' da cosa nasce cosa. Mi sono trovato sempre a mio agio, mi è sempre piaciuto, ogni volta cercavo un pretesto per uscire in bicicletta, perché comunque mi sono accorto, non nascondo che ho fatto altri sport quando ero piccolo, però da quando ho iniziato con la mountain bike è stato amore a prima vista. Da lì ho aspettato l'età e i tempi burocratici per poter correre da esordiente primo anno, perché chiaramente nella mountain bike non c'erano le categorie giovanili G come su strada. E quindi ho iniziato a correre in questa squadra, la BS Macosta, che è una squadra seguita da Pierluigi Beschi e da Beppe Garbelli, era seguita al tempo, che sono una delle squadre giovanili nel bresciano più rinomata. Non posso nascondere che ero molto scarso, mi divertivo, mi piaceva farlo, ma non lo facevo con l'ambizione di andare a dire di vincere. Chiaramente quando salivo in bici l'indole dell'agonismo è nata con le gare. La prima gara in assoluto è stata un circuito nel bresciano, una gara non adatta alle mie caratteristiche, poi comunque ero molto minuto, e quindi ho finito la gara a 2 ore e mezza dal primo è stata una gara tutta in pianura con un fango, e il primo giro che si può dire l'avevo fatto quasi tutto a piedi praticamente, perché navigavi nel fango e io quasi praticamente c'ero immerso, quasi il ciclocross, e sono arrivato all'arrivo che piangevo, ero disperato, e ho fatto una settimana che penso di non aver toccato la bici, non volevo più correre. Nell'ultimo periodo, nell'inizio anno, la mia
la mia prospettiva, la mia è cambiato tutto perché mi sono trasferito nel Vicentino, dove 3 anni fa ho conosciuto la mia fidanzata attuale Sara, di cui mi segue alle gare perché comunque è un'appassionata, è sempre stata appassionata nel movimento. E anche grazie a lei ho questo supporto anche morale. Più si alza il livello, più deve essere curato e devi comunque avere persone che ti danno la forza e la grinta di affrontare i problemi e di superarli. E questa forza l'ho trovata anche grazie a lei. Per quanto riguarda, come dicevo, mi sono trasferito nel Vicentino e quindi ho cambiato completamente logistica di allenamenti. Mi alleno tanto, quasi solo in mountain bike. Uso la bicicletta da strada, chiamiamola così, solo nei giorni di scarico, cioè i classici giorni dove vai a bar a bere il caffè e torni a casa. Nel complesso il cross country mi piace molto, penso che ti forma a livello di corridore perché impari a guidare, impari quello che è la mountain bike. Nel mio tempo libero, nelle domeniche libere, cerco di, se c'è la possibilità di andare a fare un cross country, vado a farlo per divertimento, perché proprio mi piace. Forse ho iniziato lì comunque nei cross country, perché comunque chiaramente esorienta lì la specialità è il cross country. Il mio idolo fin da piccolo è sempre stato Julian Absalon, perché poi ha corso tanti anni per un team italiano e quindi comunque lo vedevi tanto anche in Italia, e quindi penso sia lui. Sono un ragazzo normalissimo. Mi piace uscire con gli amici, mi piace andare a mangiare la pizza, bere qualche birra di troppo. Con la mia fidanzata Sara, che come ho detto anche prima mi segue, mi dà grinta, mi dà la forza e molte volte mi tira anche le orecchie, soprattutto se magari faccio qualcosa che non va per nelle corse. A livello di hobby mi piace seguire tutto quello che è lo sport in generale, perché comunque sono uno sportivo e quindi seguo tanto sport. Mi piace tanto il motocross, sono un fan di Tonio Cairoli. Tony Cairoli. Un grazie a Daniele Mensi per la disponibilità e un in bocca al lupo per una stagione ricca di successi. E per oggi è tutto, MTB Gran Fondo torna la prossima settimana. Questo programma vi è stato offerto da Cicli Olimpia, Bikes Since 1893.